dicono che girare con un mezzo eco compatibile faccia parecchia tendenza. Questo è un mezzo eco compatibile, dunque girare con questo fa parecchia tendenza. Proprietà transitiva del piffero. E infatti questo è l'ultimo modello della Porsche, Porsche IC38, dove I sta per infantilismo, C per cronico e 38 per l'anni che mi ritrovo. Però con questo bolide su strada tocca starci attenti, perché questo ti otta una cifra. No, non nel senso del cuore, nel senso del puzza, perché per farci un metro sopra c'è da risudare, quindi è chiaro che poi puzza. Però è vero che fa tendenza, infatti con questo si rimorchia una cifra. Non ci credete? Fate male. Perché da quando ci vado in giro io con questo mi vengono dietro un sacco di belle bambole. Visto? Persino quella della sorella zoccola di Peppa Pig, sta gran maiala. Lo so, quella gonfiabile faceva più effetto, però purtroppo ormai mi si è rovinata, mi ha detto: mi dispiace, ma stasera non posso proprio venire, mi sento un po' sgonfia. Deve essere di origini celtiche la mia bambola gonfiabile. Ma come non puoi venire? Le faccio io. Proprio tu che vieni sempre? E mica vengo, faccio finta che non lo sai. E perché? Forse perché sono di plastica? E comunque stasera te ne ricava senza di me. Ho capito, ma adesso io questi che gli racconto. E che ne so, se chiedi se ci stanno spiriti in sala? Va bene, per caso ci sono spiriti in sala? No, ve lo chiedo perché, come vi sarete accorti, questo monologo io l'ho scritto apposta per darvi una mano a risolvere il vostro problema in modo naturale, come una specie di medicina alternativa, no? Infatti, da quando l'ho scritto, mi stanno arrivando un sacco di lettere minatorie da parte della lobby del Guttalax. Ho capito che erano quelli del Guttalax perché mi stanno arrivando con le letterine cerchiate sul bugiardino del farmaco, proprio qui dove c'è scritto può provocare secchezza delle natiche. Lo so, in genere secchezza delle fauci, ma questo è indicato per quelli con la faccia da culo, quindi c'è per portare. E insomma c'è scritto: smettila di scrivere monologhi che fanno cacare o presto finirai nella merda. Tautologia del piffero. E che è mostrata autologia? Niente, va fatta gonfiare che poi te lo spiego. Però io non mi sono lasciato intimorire e ho scritto comunque questo monologo lassativo. Tanto con questo non è che pretendo di passarci a sta selezione. No, se fosse per quello mi sarebbe bastato corrompere la giuria, no? Tanto qui in Svezia è facile. Che? Non stiamo in Svezia, non stiamo. Ah no, stiamo in Italia, allora è impossibile perché in Italia la corruzione non esiste. Però non fa niente perché, come ho detto, non è per vincere che partecipo. E quello siccome dite Coubertin non c'entra un cavolo. Io partecipo perché sono stato ricattato. Infatti l'altro giorno ero lì tutto intento a lucidare le corna di Sebastiano. Ah, scusate, sì, Sebastiano è il mio minotauro. Beh, che c'è di strano, sono venuti a cercare il gatto. Io a casa c'ho una coppia dei minotauri. Li ho presi per fare rosicare quelli che c'hanno il pitone. Ma voglio vedere chi c'ha la bestia più cresciuta. Certo, fargli passare la dogana è stato un po' un problema, perché già quegli animali esotici fanno un sacco di storie, con quelli mitologici fanno come un'odissea. E poi il minotauro non è che si accontenta da cuccia, da arettiera. No, al minotauro gli devi fare proprio tutto il labirinto, sennò, capito? Il guai è che uno si lascia intenerire quando li vede ancora cuccioli, piccolini, di primo pelo, col musino dolce dolce, le cornine minuscole, e quando crescono che sono problemi, soprattutto quando fanno gli stronzi, in tutti i sensi, perché il minotauro al parco non è che ce lo porti qua, palestina ecologica, la bustina biodegradabile, ah no, e il minotauro al parco ce lo porti direttamente col furgoncino della... Perché ho fatto così, non ho fatto così, non lo so, dovrei chiedere a Freud o Stanislavski, tanto sto in contatto con entrambi. Comunque, a forza di parlare del labirinto e del minotauro, mi sono perso il filo. Ma chi ha capito sta battuta il filo del labirinto e del minotauro, gli mettiamo 10 più sulle registro. Bravo! Grazie. Comunque, insomma, stavo di che l'altro giorno ero lì tutto intento a lucidare le corna del Sebastiano, operazione di per sé non facile perché pur sempre il minotauro, quando a un certo punto mi squilla il telefono. E che cacchio, tutto il giorno che sto con sta pezzetta in mano, aggrappato alla schiena di questo come uno zainetto dell'Invicta, mo voglio proprio sentire chi che rompe il telefono. Alzo la cornetta e Sebastiano si incazza perché mi sono sbagliato, era quella del Sebastiano. Riabbasso la cornetta del Sebastiano, alzo quella del telefono e dall'altro capo, in un momento di sdoppiamento della personalità, rispondo io stesso. Pronto? Sono Lodovico. Ma veramente Lodovico sono io? Lo so, infatti io sono te. Ah, infatti mi sembrava strano. E che vuoi da me? Niente, volevo dirti che stavo dando un'occhiata al sito del Puff. Ah, c'è un cazzo da fare, eh? È sempre meglio che lucidare le corna del Sebastiano. E te che ne sai? Te l'ho detto io, sono te. Comunque, sul sito del Puff c'è scritto che stanno a fare le selezioni per i nuovi comici del Puff Factor e volevo chiederle se te va a partecipare. No, ma guarda, che c'entra? Io mica sono comico.
E che te frega? Come che me frega? Se poi scrivo un monologo che fa cagare e te dici che peisti, dici così te fai il culo. No, guarda, veramente, non me va, non so voi. Poi se ci tieni tanto partecipa a te, no? Appunto. Ah, è vero, sdoppiamento, mi sono scordato. Comunque, guarda, non c'ho voglia, non me va, non sono manco capace, quindi non partecipo. Ah, no? Guarda che se non partecipi a sto buffatto, e da qui il ricatto di qui sopra, io dico a tutti che c'hai la secchezza delle natiche. Ma non è vero, io non c'ho la secchezza delle natiche. Ah, no? Guarda che io ho le foto, i video, e se non partecipi a sto buffatto, io posto tutto su Facebook e clicco pure mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Ah! Oh, ma sai che mi è venuta una voglia improvvisa di partecipare a sto buffatto che proprio non si spiega? Però senti Fabri, perché a sto punto mi sa che stavo parlando con Fabrizio Corona, io posso pure partecipare a sto buffatto, però di che parlo? Ma non lo so, per esempio potresti raccontare di quella volta che sei andato a prostituirti su Marte. Ma no, ma quello è un argomento scontato, banale, chi vuoi che non l'abbia mai fatto? Ce ne vorrebbe uno più eccentrico, quasi inverosimile. Ecco, per esempio, potrei raccontare di quella volta che sono andato addirittura al centro commerciale. Infatti l'altro giorno stavo girando per il centro commerciale insieme a Gustavo, il mio amico invisibile e immaginario, quando a un certo punto mi sono accorto che la gente ci guardava in modo strano. Chissà perché, poi boh. Vabbè, mi avvicino e sento che questi dicono: chissà che ci fanno questi studizio invisibile e quest'altro in triciclo al centro commerciale che tanto non hanno un soldo da spendere nessuno dei due. Io in cavolo faccio: oh, ma che ne sapete che non abbiamo soldi? E quelli lo sappiamo perché quando stavate su Marte pagavate in natura. E io: ma non è vera sta cosa, dove sta scritta? E quelli: sta scritta sul bugiardino del Buddha. O io ho detto che sto pezzo faceva cagare.